quanto Cristian sia ferma. È arrivata la segnalazione dell'assistente. Lukumi. Fischia tre volte poi retro. Arriva a Bologna la decima vittoria. 10. 10. Inter 1, Bologna 0, Bologna. Siamo ancora primi in classifica, ragazzi, vabbè, primi, ormai, però, soffrendo, abbiamo fatto una grandissima partita oggi, e veramente sono contentissimo, io sono Squalo, benvenuti qui nella mia nuova avventura che è qui su YouTube, questo è il mio nuovo canale, e non so cosa devo fare ancora, so solo che il nome si chiama Squalo Internazionale, perché parleremo dell'Inter, ma non solo, parleremo un po' di calcio, di un po' di tutto, ma soprattutto di calcio e soprattutto della nostra Inter. Voglio coinvolgere veramente tutti quanti voi, nel senso che vedete, non c'ho neanche un fissaggio per la telecamera, la sto tenendo io, quindi mi serve ancora tutto improvvisato, non c'ho un logo del canale, non c'ho una sigla, non c'ho una grafica, però siamo qui apposta per parlare dell'Inter, quindi visto che per me è una cosa nuova, non c'ho una lira in questi giorni, in questo momento, quindi ragazzi, devo ricominciare, quindi devo fare qualcosa di carino, allora ho bisogno di voi. Quindi se ci sono degli siglaioli, che sanno fare le sigle, fatemi una sigletta, è la più bella di quelle che mi mandate, poi sarà la sigla del canale. Stessa cosa, se ci sono dei graficaioli, chi sa fare le grafiche, dei disegnatori, fatemi delle grafiche e useremo come grafiche del canale e anche per il logo. Quindi qualsiasi cosa io vi tirerò in mezzo tutti quanti e niente, parleremo dell'Inter. Oggi non so neanche come funziona qua, perché tutti fanno di solito il loro resoconto dopo la partita. Abbiamo visto, abbiamo appena vinto contro il Bologna, e dire che mi sono anche segnato delle statistiche, perché è stata una partita molto combattuta quella di stasera. 19 tiri, però non proprio in porta, 19 tiri del Bologna, ma tutti diciamo fuori, 3 in porta, l'Inter ne ha fatti 5, 4 in porta, però è stata una partita che nel primo tempo l'Inter un po' l'ha portata anche a casa, nel senso segnando dopo che ha sofferto per il primo quarto d'ora, poi nella seconda parte del primo tempo però siamo riusciti ad andare anche in vantaggio con un grande gol di Bissek. Poi nel secondo tempo, ragazzi, è stata l'Inter che non ho mai visto in tutto il campionato, cioè non ha fatto neanche un'azione nell'area avversaria, neanche un tiro in porta, ma neanche il Bologna, però ci hanno tenuto dietro, ci hanno tenuto veramente fino all'ultimo secondo lì nella loro area. Quindi è stata una partita combattuta, molto combattuta. Voglio fare i complimenti a Thiago Motta, perché il Bologna è una grande squadra, ma voglio fare anche i complimenti a mister Simone Inzaghi, perché prima di una partita importante come Atletico Madrid-Inter di mercoledì prossimo, li ha gestiti alla grande, non ha fatto giocare Lautaro Martinez, non ha giocato De Vrij, Pavard, Di Marco, eppure ha fatto uscire prima Çalhanoğlu e Mkhitaryan, cioè ruotando la squadra. Io penso che questa sia la grande squadra, perché anche soffrendo, anche con i comprimari oggi che erano in campo, tipo Bissek, tipo Frattesi, che ha fatto un grande secondo tempo, Frattesi quando è entrato veramente è stato uno dei migliori, e ce la siamo portati a casa questa partita. Non so come la pensate, però scrivetemi i commenti qua sotto, non so come funziona, bisogna scrivere i commenti, io so che dovete fare i commenti, se siete d'accordo con me o no, oppure se vi piace il canale iscrivetevi, ditelo ai vostri amici, parenti, cugini, cognati, fidanzate, ex, ditelo a tutte quante. Poi se volete invece, vi piace anche il video, fate un like, e intanto visto che faccio sempre la Squalo Pagella sul mio sito, sul mio Instagram, l'ho fatta anche qua, l'ho appena segnata, quindi vi volevo dire la pagella di oggi e vediamo se siete d'accordo con me dei giocatori. Io avevo dato un bel voto a Sommer, perché comunque è stato impegnato e secondo me si è preso un bel 7, perché ha giocato comunque, abbiamo sofferto un po', lui è stato bravo anche coi piedi, molto bravo. Bissek 7 e mezzo, il migliore in campo secondo me in fare difesa e attacco, non ha sbagliato nulla in difesa, ha fatto pure gol, 7 e mezzo. Poi Acerbi 7, perché è stato veramente bravo in difesa, 7 anche a Bastoni, perché ha fatto quel cross
Oh, i due difensori centrali dell'Inter, ragazzi, i due difensori hanno creato il gol dell'1-0. Bissek va in aria, si fa fare questo lancio lungo chilometrico da Bastoni e lui la mette dentro di testa, grandissimo gol, grandissima azione di Bastoni, quindi 7 anche Bastoni. Poi Darmian gli ho dato 6 perché secondo me abbiamo sofferto tanto oggi, anche se lui si è sacrificato a destra e a sinistra, però quando gioca a Dumfries nel primo minuto è diverso, oggi è stata un po' più sofferta, però 6. Mkhitaryan 6, Çalhanoğlu 6 perché hanno sofferto tanto, Barella 6 e mezzo, e Carlos Augusto 6 e mezzo, poi è uscito, e Thuram 6 e mezzo perché ha fatto comunque tanto lavoro, lui e Sanchez 6 e mezzo tutti e due perché hanno giocato veramente per la squadra, soprattutto il primo tempo, poi il secondo tempo ragazzi siamo stati tutti dietro, però Sanchez ha mantenuto. E un 7 a Frattesi per quello che ha fatto e 6 anche a Dumfries perché ha sofferto, però un bel 6 se lo prende, e 6 a tutti gli altri, quindi questo diciamo che oggi vi ho dato un po' d'anticipo, però la pagella l'avremo anche sul mio sito Instagram e niente, per oggi io direi che abbiamo finito, questo era il primo video, era giusto per conoscerci, quindi ragazzi se volete fare delle sigle scrivetemi in privato, ma sì, di 10 secondi se siete dei musicisti, qualsiasi dote artistica che avete, qua questo canale è a disposizione vostra. Stessa cosa per grafica, stessa cosa per chi vuole chiedermi anche delle curiosità. Cliccate mi piace al canale, iscrivetevi al canale, cliccate mi piace al video e ci vediamo molto presto con Squadra Internazionale e partiremo davvero. Scusate oggi il disagio, ma era la prima. Ciao a tutti, ciao da scuola.